Ciao, Jonathan Raffaelli. Allora, in questo video parliamo di proteine in polvere, un argomento ovviamente molto sulla bocca di tutti per vari motivi e proprio per questo mi accorgo che molto spesso circolano, o meglio, circola disinformazione, no? Oppure delle informazioni non corrette. Quindi quello che voglio fare in questo video è cercare di poter portare un po' di chiarezza. Ok? Ah, e ho, diciamo così, fatto tesoro di tutte le domande che mi fate tra i social, fisicamente qua in negozio, e li ho divisi in due, diciamo, gruppi, no? Ci sono le persone da una parte che mi chiedono se fanno male, quanto si possono utilizzare, se sono estremamente necessarie, se si può farne a meno, eccetera, eccetera. E poi ci sono i gruppi di persone che invece sono più, diciamo, tecnici, nel senso che mi chiedono qual è la scelta migliore, se è meglio il vegetale piuttosto che il siero del latte o l'uovo e così via. Quindi questo video non ha nessuna pretesa di tecnicismo, non mi interessa essere tecnico perché credo che il tecnicismo vada lasciato alle persone che lo richiedono, altrimenti diventa un video noioso, brutto da vedere, brutto da ascoltare, logorroico e sinceramente io, immedesimandomi in te dall'altra parte, non vorrei questo. Quindi cercherò di essere il più colloquiale possibile. Qualunque approfondimento ti invito a contattarmi in privato, tanto basta entrare nella pagina e troverai tutti i contatti di riferimento. Oppure passa direttamente in negozio senza problema. Allora, dicevo, per quanto riguarda il gruppo di persone, diciamo, che mi chiede se sono fondamentali, se sono assolutamente necessari per raggiungere dei risultati, quanto vanno usati, eccetera, eccetera, la mia risposta è questa. Anzitutto non è un integratore miracoloso, quindi se si pensa di utilizzare una proteina in polvere, qualunque essa sia, e diventare grossi, enormi, forti, sei sulla strada sbagliata. Non è assolutissimamente così. Una proteina in polvere altro non è quello che il nome stesso dice, una proteina. Quindi categorizzata né più né meno che la carne, il pesce, le uova e quant'altro. Per cui alla domanda è fondamentale utilizzarli? La mia risposta è no. Tutti i miei clienti nuovi potranno testimoniarlo che se non me lo chiedono direttamente, appena ci incontriamo, sono io il primo a tirare fuori questa argomentazione, cioè a dire che mi raccomando, guarda, sei nuovo, sono contento di aiutarti a sperimentarli, ti spiegherò come si utilizzano, ma sappi che non sono assolutamente necessari. Questa è una cosa a cui tengo molto, perché se no si rischia di passare un messaggio sbagliato. Allora, non sono necessarie e tu potrai dirmi, beh, allora perché le vendi o cose del genere, no? Perché ovviamente bisognerebbe un attimino approfondire l'argomento e vorrei farlo sotto due aspetti fondamentalmente in maniera molto veloce e molto rapida. Il primo è il tecnicismo. È innegabile, e ovviamente dimostrato in maniera scientifica, che l'assimilazione di una polvere è molto 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 superiore a un cibo solido. Per cui in tutti quei contesti in cui ci vuole ne e necessita velocità di digestione e di assimilazione, come ad esempio un preallenamento o un post-allenamento, va da sé che diventa, ti direi, importante massimizzare tutto il processo di assimilazione, appunto, utilizzando uno shaker di proteine per andare appunto a massimizzare poi tutto quello che è il risultato dal punto di vista del recupero, della crescita muscolare, del rigenero dei tessuti, eccetera, 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 eccetera. Quindi in questo caso lo vedo molto necessario. Un altro caso è se mi aiutano a raggiungere la mia quota proteica giornaliera. Questo è un altro argomento che richiederebbe milioni di video a parte, nel senso che 8 persone su 10, se gli chiedo, hai idea di qual è la tua quota proteica giornaliera? Nessuno a volte nemmeno sa di cosa sto parlando, no? E quindi anche qua è un po' impensabile voler raggiungere dei risultati e non avere idea di quante proteine si mangiano a giornata o comunque di quanto dovremmo necessitarne in fondo alla settimana e via dicendo. Ad ogni modo, dicevo, può essere un valido strumento in questo caso che ci aiuta come sostituto di un cibo solido che dovremmo utilizzare. Mi spiego meglio, se io oggi a merenda magari mi porto come quotidianità una fetta di tacchino piuttosto che della bresaola o qualcosa del genere, va da sé che se io utilizzo una proteina in polvere in questo caso mi sostituisce l'alimento. E ci sono dei contesti come per esempio lavori di uffici imprevisti o comunque a volte anche necessità di gusto eccetera, in cui non si può sempre star lì con la vaschetta del prosciutto piuttosto che la fettina di bresaola o il tacchino cucinato in casa. E quindi in questo caso l'alimento proteina in polvere mi aiuta a non far mancare qualcosa che se io non prendo ovviamente non avrei, ok? Quindi saltare in questo caso non sarebbe una soluzione e inserire una fonte proteica, seppur shakerata, diventa ottimale per non saltare appunto
un pasto del tutto. Un altro momento fondamentale può essere la colazione, perché è, diciamo, importante avere una colazione equilibrata, e quindi spesso in Italia soprattutto manca una fonte proteica, perché non tutti mangiano uova piuttosto che bresaola, appunto, quindi tramite toast e quant'altro, anzi molto spesso la classica colazione è carente dal punto di vista proteico, e quindi in questo caso inserire uno scoop, quindi un misurino di proteine, aiuta a portare il bilancio proteico giornaliero leggermente più in alto a favore dei risultati, dell'energia e quant'altro. Concludo con il secondo gruppo, diciamo, di persone che mi chiedono qual è appunto la scelta migliore, come si può scegliere, in che modo e quant'altro. Allora, tra il vegetale e ovviamente l'animale, quindi tra il siero del latte, le uova, piuttosto che la carne, è un dato scientifico che la qualità degli aminoacidi nel mondo animale è superiore alla qualità degli aminoacidi nel mondo vegetale. Questo vale nel cibo come negli integratori. Quindi una volta che una persona e che tu hai questa, diciamo, informazione, puoi stare a te scegliere, no? Da un punto di vista etico piuttosto che da un punto di vista di intolleranze o altre cose. E il mio ruolo in questo caso è di consulenza, quindi è portarti a fare la scelta migliore. Un altro aspetto su cui però vorrei focalizzare l'ultima parte di questo video è una cosa un pochino più profonda, ovvero la qualità dei prodotti. Perché molto spesso nelle sottomarche, nelle, diciamo così, nelle marche più soggette a marketing, mettiamola così, quello su cui bisogna avere un po' di timore è la qualità, non tanto proteica inserita all'interno, che spesso è scarsa, ma ad esempio la qualità degli additivi chimici come i coloranti, i conservanti, gli insaporitori. Sono tutte cose e strumenti che vengono utilizzati in maniera appunto chimica per dare magari un prezzo inferiore al prodotto in uscita, e quindi questo crea appeal nelle persone, perché ovviamente spesso ci si basa all'impatto su un prezzo: questo costa 20, questo 30, prendo 20, tanto sempre proteine sono. In realtà non è così, anzi è tutto un altro mondo. E quindi anche riferendomi al concetto di per quanto tempo posso usarlo e quant'altro, più io uso prodotti di scarsa qualità e più metto a rischio la mia salute nel lungo periodo. Questo è un dato di fatto che vale non solo nelle proteine in polvere, ma vale su tutto. È importante leggere le etichette nei supermercati per evitare questa cosa qua. La presenza di nitriti e nitrati nelle tanto amate vaschette di prosciutto o quant'altro è devastante nel lungo periodo, ma molto spesso non ci si presta attenzione. Chiaro che un prosciutto San Daniele costa molto di più rispetto a un altro prosciutto X che però usa conservanti, e quindi di conseguenza la scelta automaticamente è su quel prodotto che costa meno, però nella salute questo ha un impatto non positivo nel lungo periodo. E quindi anche nella parte integrazione bisogna starci molto attenti, perché molto spesso è facile cadere: ah, ho visto questa pubblicità, benissimo, uso questo, però poi non si scende mai nei dettagli. Ad ogni modo, io spero di averti dato qualche informazione in più, spero di averti creato curiosità, che questa è la cosa fondamentale, curiosità nel volerti informare maggiormente. Devi vedere una proteina in polvere come uno strumento che ti aiuta nella tua quotidianità, che ti aiuta se fai sport ad ottimizzare i risultati, certamente non è un oggetto miracoloso. Come al solito, qualunque tipo di informazione aggiuntiva, entra nella pagina, prendi i contatti, prendi l'indirizzo del negozio fisico, ti aspetto.